ci possiamo lamentare, perché nei vari campionati abbiamo ottenuto i nostri soliti risultati, che sono molto buoni, le aspettative sono state rispettate, nel senso che noi cerchiamo di portare da 2 anni, abbiamo riaperto un po' le file per i giovani per poter non avere degli anni vuoti e portarsi su sempre verso la Serie A. L'obiettivo è quello di far crescere i giovani e questo lo fate bene da tantissimo tempo. Sì, diciamo che è un po' l'obiettivo principale, perché come tutti gli sport poi a un certo punto gli atleti, quelli che ci hanno rappresentato, che ci stanno rappresentando da anni, a un certo momento arrivano a fine carriera, quindi ci vuole sempre un ricambio. Il ricambio purtroppo deve essere predisposto annualmente, non è che dici vabbè dai per 3 anni non pensiamo a questo e poi fra 4 anni magari pensiamo ai ricambi, no, bisogna farlo anno per anno, perché specialmente nella ginnastica la crescita è proprio minimale anno per anno. Dal punto di vista degli eventi, organizzerete qualcosa sul territorio savonese? Allora, organizziamo il 10 di giugno l'annuale saggio di fine corsi ad Albissola, nella palestra di Albissola, in trasferta quindi in collaborazione con la 2A di Albissola, che ci ospita nel loro palazzetto, perché nel nostro impianto, purtroppo, che è bellissimo, si può fare di tutto, ma non si possono fare gare per questioni di sicurezza. Quindi questo è l'obiettivo, diciamo, più vicino. Poi da settembre in poi vedremo.